Giuseppe Di Leo. Ma mi pare che la notte abbia portato consiglio. Poi è importante che questa sintesi non pregiudichi il libero dibattito delle idee. Noi abbiamo bisogno non di ostracismi, abbiamo bisogno di apertura. Non abbiamo bisogno di sterili polemiche, abbiamo bisogno di dialettiche ideali. Non abbiamo bisogno di personalismi vacui e vani, abbiamo bisogno di visione comune e comunitaria. Non abbiamo bisogno di pensare a quello che è stato in chiave solo di polemiche, di lotte fratricide. Dobbiamo pensare a quello che possiamo essere se ciascuno unisce i propri talenti. E naturalmente è importante, ripeto, non ostracizzare le idee da qualsiasi parte esse vengano e non avere paura delle idee, soprattutto se sono connotano l'alterità radicale. Questo è l'augurio migliore che mi sento di fare a chi sarà il prossimo segretario, chi sarà il prossimo tesoriere, il prossimo presidente e naturalmente ai componenti del comitato. Grazie Giuseppe Di Leo.